sono molto contento di stare qui perché innanzitutto vengo per portare i saluti della giunta esecutiva e della presidente. Io sono qui in veste sì di giunta esecutiva ma anche di donatore, proprio perché ad ascoltare l'altro donatore mi ha commosso, mi ha fatto ricordare quello che 3 anni fa capitò anche a me. 3 anni fa mi telefonarono, mi dissero: Mimmo, probabilmente risulti compatibile con un bambino olandese di 1 anno e mezzo, che cosa vuoi fare? Prima la Presidente ha detto donatori di vita. Può sembrare, noi siamo realmente donatori di vita, proprio perché in quel momento quando mi chiamarono mi dissero: vedi che tu puoi essere l'unica persona al mondo che puoi salvare quella persona, che cosa vuoi fare? Io ero felicissimo, mi sottoposi a tutti gli esami e donai. È stata per me un'esperienza bellissima, ma proprio fantastica, perché sapevo che in quel momento dall'altra parte c'era un'aspettativa di vita, la possibilità di poter dare una nuova vita a questa persona qui. Donai con gioia. Qualche mese dopo mi telefonò il direttore del centro di Bizzazzone, dottor Biagio Favorino, mi disse: Mimmo, sai quel bambino che era destinato a morire? Beh, quel bambino adesso è destinato a vivere. Ed è stata per me una delle gioie più belle. Per noi che ci crediamo, sappiamo cosa significa dall'altra parte vedere, andare nell'ospedale e vedere bambini che ti guardano, hanno delle aspettative. Noi come associazione, diciamo, sono di Bari, ogni anno portiamo i regali nel reparto oncologico dell'ospedaletto dei bambini. Mi rimase impresso una bambina di 5 anni, si avvicinò vicino a me e mi disse: senti, scusa, hai trovato un midollo osseo per me compatibile? Voi pensate, una bambina a 5 anni deve pensare a vivere, non deve pensare a morire. Che poi, tra l'altro, donare il midollo osseo, perché molte volte la nostra ignoranza, la nostra non conoscenza, noi scambiamo midollo osseo con midollo spinale. Sono due cose completamente opposte, cioè non c'è assolutamente niente. Cioè il midollo osseo si riforma e questa è la cosa bella. Che poi alla fine cosa succede? Che a noi alla fine non credo succederà niente, si riformerà e basta. Però dall'altra parte si dà la possibilità di vivere ed è una delle cose più belle. Ecco perché il nostro stare qui e vedere tanti giovani è una maniera per farvi capire che non esistono persone inutili. Qui sono 300 persone. Voi siete, avete la possibilità di salvare una vita, perché nel momento che vi chiamano avete voi in mano la vita di una persona e non è poco. Ecco perché pensateci, vi auguro di provare le stesse emozioni che io come donatore e come Pietro hanno provato. Buona serata a tutti.